allora? Ah, non dirmi che vi è scappata. Buongiorno anche a te, Robby. La vita nel nulla prima che potessi incontrarla. Senti, perché non ci vai tu a rincorrere quella lepre di Fibbit la prossima volta? Di certo farei un lavoro migliore di te. Guarda questo. Ragazzi, il pranzo è pronto. Muovetevi o mangerò da solo. Oggi c'è il cinghiale in umido, quello di ieri, che tra poco non ammazza Siria. È solo presa alla sprovvista. Se non ci fosse stato Ambrose, l'avrei sistemato io quel durido bestione. Fin dai secoli dei secoli esisteva un luogo chiamato Moran. All'inizio dei tempi vi esplose una guerra titanica fra le incarnazioni dei sei elementi del pianeta: acqua, fuoco, fulmine, ghiaccio, terra e vento. Le rovine del luogo dove si fusero gli elementi divenne sacro e all'interno di un blocco di pietra, chiamata divinazione, si racchiusero i loro poteri. L'unico modo per salvaguardare l'incolumità del pianeta dalla potenza smisurata della pietra era quello di dividere i suoi poteri affidandoli a sei custodi. Ma solo cinque dei prescelti iniziarono ad essere addestrati per custodirla, cosicché nessuno potesse impossessarsene. Ma i custodi non erano immortali. Sapevano che una volta morti, nessun altro sarebbe stato in grado di custodire le rovine. È per questo che dedicarono il loro tempo alla ricerca del sesto custode. Come descritto sulla divinazione, una volta riuniti, tutti e sei avrebbero avuto la potenza necessaria per creare un campo di forza che sarebbe rimasto attivo per 66 anni. Questo implicava però la perdita di ogni potere. Allo scadere del 66esimo anno, i nuovi custodi sarebbero stati già pronti per proteggere le rovine. Questo ciclo durava ormai da migliaia di anni e i custodi attuali appartengono alla 99esima generazione. Così mi son detta, dai Emi, che questa è la volta giusta. Me lo sentivo che era lui il sesto guardiano. E guarda caso non lo era. Sta zitto e mangia, sterminatore di cinghiali. Insomma, prosegui. Stavo dicendo, mentre ero nella foresta a meditare... Azione! Muovetevi o mangerò da solo. Oggi c'è l'arrosto di cinghiale. Quello di... Via! Camera! Aspetta, devo un attimo svegliarmi perché... Ma cosa... sei comunque sonnato, vabbè. Azione! C'hai una sodata qui. Buona. Stavo dicendo, mentre ero nella foresta a meditare. Stop. Azione. Stavo dicendo, mentre ero non eri in treno, eri nella foresta.